sedendo per stare un po' più comodo. Se io non sono bravo a rincorrere te e tu scappi di continuo, io inizio a pensare che io e te non andiamo d'accordo. Io sta settimana forse ho capito realmente chi è interessato a farmi star bene o chi è vicino a me come modo di fare. Perché io quello che cerco è anche un po' essere rasserenato. Quello che cerchi tu è qualcuno che stia seduto qua, zitto, no, e che non abbia mai nessun tipo di reazione. Perché il fatto che io possa scalfire minimamente per paura la tua immagine, questo non ti attende. La reazione... Non nulla contro Claudio. Aspettate un attimo, no, perché ti meriti un'altra cosa. Ti meriti persone che stiano qua a non dir niente, ma che dietro le quinte, dopo la puntata, siano venute subito a chiedermi domande. Perché non te le hanno fatte in studio? Perché io ho chiesto un'altra cosa. Com'è possibile che siano arrivate solo a te le segnalazioni e non a me? Questo ti ho chiesto. Me lo domando anche io. E tu mi iniziate a chiedere. Me lo domando anche io. Fidati che me le sarei risparmiate volentieri per non mangiarmi il fegato per due settimane. Come fai a sapere questa persona dove abitava? Io non sapevo chi era l'ex di Claudio, come facevi a saperlo tu?